Intorno a me c'è la scuola Holden, a Torino, in Italia, Europa. È un posto molto bello dove spero che prima o poi veniate. E, mh, questa è una scuola che c'è da molti anni, più di vent'anni. Quello che facciamo è insegnare a narrare, le tecniche della narrazione, pensando ai, ai mestieri più diversi, che poi sono mestieri di narrazione, quindi giornalista, scrittore, ma anche gente che fa siti web o, o che racconta un'azienda, ad esempio. E quello che sappiamo fare, i nostri maestri sanno fare quella cosa lì. E il posto è enorme ed è molto bello, ma alla fine è piccolo rispetto al mondo e questa è una delle ragioni per cui esistono anche per noi queste, questa scuola online. Che per me io la immagino sempre come una specie di scuola invisibile che passa velocemente partendo da qui e arriva da tutte le parti del mondo. E mi affascina il modo in cui si muove, diciamo. Il nostro è un mestiere un po' antico, perché poi alla fine sono. Persone in carne e ossa che insegnano a altre persone che ascoltano e a me e agli altri piace questo tratto antico. Eh, però anche nel fatto di diventare liquidi e correre per il mondo col sistema dei, di queste classi online eh, è bello, è bello, forse è un modo in cui noi scaldiamo anche alcune nostre competenze, i nostri modi di insegnare. E lì va a finire molte delle cose che capiamo di come bisogna insegnare, di cose è bello imparare. Tutta l'esperienza che facciamo nella scuola proprio fisica che facciamo, diciamo che usiamo le cose migliori e cerchiamo di, di, di metterle in rete in questo modo. In questo caso particolare per la prima volta facciamo corsi in una lingua che non è la nostra, che non è la mia, che non è la lingua di quelli che hanno fondato questa scuola, cioè l'italiano. E questo è un traguardo molto bello. Eh, per tutti noi eh, ci permette di, proprio di entrare in un mondo enorme in mano in cui c'è un'energia pazzesca. Di per sé l'esperienza di corso online è, è una sorta di, boh, di viaggio in una passione che è quella dello scrivere e lo fai insieme ad altre persone che poi puoi anche incontrare alla fine, vi spiegheranno come, ma sostanzialmente eh, vivi per molto tempo con una vicinanza molto particolare ma molto strana. Hai dei maestri eh, che sanno qual è il cammino da fare, sanno i passi e i gesti con cui è meglio farlo. E il resto è veramente la, la, la scoperta ogni volta di un pezzo di sé, di quello che si sa fare, di un pezzo degli altri, di quello che sanno fare gli altri. Sono un piccolo arco della vostra vita vissuto in questo modo, ma con impegno perché poi sono gli appuntamenti, avete un passo da rispettare. E questo se avete una passione nella vita, la passione di scrivere, è un, credo che sia un bellissimo modo di, di coniugare il sogno puro, il desiderio puro e poi la disciplina, la dedizione, la cura. Questo è quello che ti danno le scuole, non solo la nostra, ma insomma, noi cerchiamo di farlo il meglio possibile. Volevo dire che sono molto felice di fare tutto questo in quella lingua lì che mi piace tanto, che prima o poi dovrò imparare, e, e spero che sarà per voi anche un'esperienza bella, come lo è per molti ragazzi venire qui in questa scuola di muri veri, dove prima o poi spero di vedervi. Buona fortuna, a tutti.